Pronti, prontissimi! Si sta andando a Sharm! Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione. Beh, direi temperatura top. Top! E ora si va in hotel perché c'è un po' di fame, vero? Arrivati in camera, velocissimo room tour perché qui sono le... Sono le 10, no, sono le 11 e noi stiamo morendo di fame ancora. Non abbiamo cenato, quindi bagno gigante, oddio, cioè sia doccia che vasca, no, vabbè. Poi, com'è che si chiama? L'armadio. L'armadio, guarda che belle questa borsa per il mare. Sai cosa adoro. Ho pensato quando l'ho vista io? Non ho niente per andare sulla spiaggia. Ecco. Top. Wow, ma poi bellissime queste. E visto che appunto è tardi, ci hanno preparato qualcosina da sgranocchiare, ma penso che comunque andremo al pub che ha la cucina aperta fino alle 2 e ceniamo con hamburger e patatine fino alle 2. Yes! Let's go. No, vabbè. Frutta secca. Ah. Go go. Ah! Che meraviglia, wow. Io e Jimmy ci troviamo qui perché questo è il nostro viaggio di non nozze. Praticamente quest'anno io e Jimmy festeggiamo i 10 anni, qui stiamo insieme, ci siamo conosciuti il 26 maggio del 2013 e quindi per quest'anno abbiamo voluto organizzare qualcosa di speciale. I nostri amici di Valtour ci hanno supportato e quindi siamo qui al Reef Oasis Hotel Resort di Sharm e vi faremo vivere tutto quanto insieme a voi. Andiamo all'esplorazione dei mari perché qui c'è una barriera corallina meravigliosa che è proprio fronte spiaggia e noi siamo pronti, pinne, maschere, boccaglio, sapete dove trovarci per tutta la settimana. Ma buongiorno Stellina! Buongiorno, oddio, casco all'altro. Ufficialmente arrivati al mare. Raga, io non voglio dire, ma... Jimmy, scusa. Dove va? Che meraviglia questi fiori, questo giardino, tutto coloratissimo. E ci raccontavano che tutta la parte idrica e di distribuzione dell'acqua del giardino e di tutto il resort è fatta di acqua del mare desalinizzata. Esatto. Quindi, infatti questo resort ha il certificato di sostenibilità Green Star 4 stelle, che è tipo il top level, top of the top. Bravo, quindi, sei preparata. Sono preparata, sì, mi hanno istruito bene. Quindi anche dal punto di vista sostenibilità, che qui in Egitto è un po' un tema strong. Grazie. Che è un tema molto dibattuto. Qui cercano di difendersi bene. Queste zone non sono tra le migliori dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ancora sono un po' indietro. Però piano piano da qualche parte iniziano, dai. Buongiorno, questa mattina ore 8 stiamo per partire, già fatta colazione ovviamente, per il parco nazionale di Ras Mohammed, che è questo parco nazionale dove dicono esserci non solo dei bellissimi paesaggi
ma anche una barriera corallina ancora più strepitosa. Quindi noi siamo partiti con pinne, maschere, boccagli, sacche e tutto, e andiamo all'esplorazione! Nella forma di testa. La testa vuole dire ras. Guarda, anche la nostra zona si affaccia sul duale. Direi che si mangia molto bene, molto bene. Fronte a mare, wow, che meraviglia. Ah, siamo entrati in camera. Oh wow, ma che meraviglia. L'hai organizzato tu? Sì. Davvero? No. Come no? Cose sono due, o si dorme entrambi sul divano e si lascia addobbato così, oppure, oddio, ma poi non lo so parte! Buongiorno! Questo couscous alla mattina, ma no, sono uova turche! Wow, raga, una vasca di Nutella. Buongiorno! Questa mattina siamo venuti al Peak Albatross Laguna Vista Beach Resort, nome infinito, che è l'altra struttura di Valtour qui a Sharm. Diciamo che questa è più una struttura adatta a famiglie con bambini di tutte le età, perché ci sono tantissime piscine con scivoli, giochi acquatici, proprio il paradiso, il parco giochi per i bambini, e poi ci sono anche ad esempio dei campi sportivi. Infatti noi siamo qui per fare un allenamento, io e Jimmy, una partita a tennis, e l'accesso in spiaggia è molto più dolce, quindi molto family friendly, mentre il Reef Oasis è più per chi ama nuotare nelle acque profonde e ama fare snorkeling. Quindi due strutture che si differenziano un po' in questo modo. Noi oggi siamo qui appunto per la partita a tennis, quindi con calma, nel mentre che passeggiamo per questa infinita struttura, raggiungiamo il campo. Terminata la nostra allenamento, gli scambi, insomma, non è che abbiamo fatto una grande partita di tennis, siamo tornati in struttura e voliamo direttamente al centro diving, perché oggi in questa meravigliosa piscina faremo la nostra prima lezione. La maschera, boccagli, bombole e via! Pronti a cercare di capire tutto questa roba, come si utilizza? Adattatore. Sì. Parli bene l'italiano. Vedi? Questi due sempre destra. Perché? Perché destra? Perché la mano più forte. È brava. Routine serale post giornata di mare e doccia. Abbiamo crema corpo, questa crema viso che è specializzata per il trattamento dopo sole antirughe, olietto sempre per il corpo, lo spruzzo ovunque, e Autan.
raga, Autan, molto utile, indispensabile. Ci sono tantissime zanzarine assassine. Portatelo, nel caso. Utilissimo. Raga, quello è hummus. È una roba meravigliosa. Sa di tahin, da una roba pazzesca. Si potrebbe dire views for breakfast. Che meraviglia. Wow. Davanti all'Infinity Pool c'è quella sotto piscina, quella sul mare. Wow. Buongiorno, questa mattina, oggi è giovedì, sveglia molto presto, 6.45, solo noi possiamo avere la sveglia 6.45 in vacanza, ma è per una buona causa. Buonissima, direi. Guarda come sono abbronzata. Sì, come al solito invece. Sono tipo dorata, vabbè, comunque, perché questa mattina seguiamo la lezione che abbiamo fatto ieri in piscina e questa mattina facciamo il battesimo del mare. Scendiamo in mare fino a 10 metri. Ah, che figata, non vedo l'ora. Speriamo di riuscire a in qualche modo utilizzare la GoPro, vero? Sì, ok. Uguale, per favore nuota così che andremo lontanissimo. E farvi vedere un po' il mare invece che da sopra o scendendo in apnea un po' più da sotto. Super saltati! Ma se ci cade la GoPro a 20 metri... Com'è? Scendi, fai il battesimo dei venti. Dei venti. Io mi allungo a 20. Vado a recuperare la GoPro. Let's go, let's go, let's go. Yes. Ora togli le pinne e sali. È stato meraviglioso. Wow. Non mi sono accorto di nulla. Wow. Esperienza meravigliosa, forse una delle più belle della mia vita. Comunque solo io e Jimmy riusciamo a rendere active un viaggio in villaggio vacanze. Così. Questo hummus. Droga. Un odore profondamente troppo buono. Come si mangia qui? Guarda cosa mangio io, è buonissima. Sì. Questa settimana si sta rivelando veramente, veramente interessante perché alla fine siamo riusciti a fare il corso per il primo livello di PADI e quindi diventare dei subacquei che possono scendere fino a 12 metri con brevetto internazionale valido a vita, dal quale possiamo con l'esperienza e poi con altre lezioni integrare fino ai 18, fino ai 30 e così via. Siamo super super felici perché è una cosa che volevamo fare da tantissimo tempo, anche perché una cosa che ci è sempre piaciuta, ci ha sempre ispirato tantissimo, sono quelle associazioni di subacquei volontari essenzialmente, che vanno in posti nel mondo e aiutano sia con la pulizia dei mari che con il reintegro dei coralli. Quindi chissà che questo sia solo un primo passo per poi riuscire a farlo veramente. Jimmy mi diceva che c'è una grandissima collaborazione fra la Bocconi e le Maldive per appunto la questione del ripristino dei coralli, magari andate a vederlo se vi interessa, però è una cosa molto particolare. E basta, vi faccio un piccolo update. Questa sera ceniamo in uno dei ristoranti extra della struttura, nel ristorante asiatico. Nel ristorante asiatico, raga, io voglio il fried rice, se trovo il fried rice mi ci fiondo dentro. Verdure, ah, quella salsa mi ricorda qualcosa. Calamari, carne, pad thai noodles. Buono. Sempre pallidino. Dai, me lo stanno dicendo tutti stavanti. Io ormai sembro egiziano. Dai, non esageriamo, non sei abbronzatissimo anche te. Perché non siamo qui a fare le pintarelle.
Siamo arancioni rossi perché questa sera siamo usciti dal villaggio e siamo venuti al Farsha, che è uno dei locali, forse il locale molto più rosso, famoso di Sharm, ed è super super caratteristico. È questi cuscini buttati a terra, la gente si lancia per terra, si prende da un tè caldo a un drink, a un Long Island, e passi la serata così, corato sui divanetti o lanciato per terra, e c'è una vibe veramente veramente rilassante, bellissimo. Jimmy ha già fatto amicizia. Buonasera, oggi è il nostro anniversario, è il nostro anniversario. Oggi è stata una giornata meravigliosa perché Jimmy, bello, diccelo, come è iniziata? È iniziata con i botto, con una delle immersioni più belle. L'ultima, vabbè, immersione, l'ultima, per ottenere la seconda immersione, e siamo abilitati e abbiamo il brevetto. È vero, domani andiamo a ritirare il brevetto PADI fino a 12 metri. Quindi adesso piano piano, con calma, faremo tutti gli altri, anche perché ho scoperto che i fondali, quelli tipo i reperti sott'acqua, sono tipo a 40 metri, quindi c'è da lavorare, insomma. Ah. A 12 metri vedi solo Nemo, mi sa, quindi piano piano lo faremo. Comunque siamo molto molto contenti. Poi cosa abbiamo fatto? Niente, ci siamo poi rilassati, siamo andati a fare un bel massaggio. È vero. No, un pomeriggio. Stupendo, spa, bellissima. E poi siamo andati in questa piscina che era l'idromassaggio. Abbiamo fatto tutta per noi. Come sempre. Cioè, noi potevamo fare una scena romantica, no, abbiamo cominciato ad affogarci. Ci siamo tutti infighettati. Stasera metto le scarpe col peletto. No, con le piumette. Non so perché le chiamo le scarpe pelose quando in realtà sono con le piume. Comunque, non sappiamo dove andiamo, non sappiamo cosa faremo, perché i nostri amici di Valtour, non sappiamo se torniamo, e del resort hanno voluto organizzarci tutta la serata e hanno tenuto tutto segreto. Noi solo sappiamo che alle 7 arriverà qualcuno a prenderci, e quindi sono le 7, quindi andiamo. Bella. Wow! Perfetto il vestito rosso oggi. Reggimi perché io volo. Però ve lo possiamo davanti a tutti. Salve. Salve. Tutto chiuso. Che cosa è sto? Ragazzi, questo è il nostro dessert. Ci è appena arrivata una torta meravigliosa, intera, e non possiamo non provarla. Andiamo a vedere la stratificazione. Wow, voilà. Bella. Io non ho ancora affondato il colpo sulla torta, ma vedo che tu hai apprezzato. Dove sono i 10? Aspetta. Eccoli! Che bello, il mio amore! Buongiorno! Questa mattina ci siamo svegliati belli carichi, belli active, tanto che abbiamo detto, ma perché non andiamo a fare un po' di sport? E quindi andiamo a fare un po' di sport. Jimmy è Mr. Corridore laggiù, io preferisco nuotare, ma adesso vado in palestra perché è meravigliosa, quindi ve la faccio vedere, perché proprio ti viene voglia di dire: mi voglio allenare qua. Myself in my side.
I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. No, ragazzi, io non ce la posso fare. Che dolcezza, questo è bellissimo. Questa sera ceno nel ristorante Le Romantique, che è un ristorante alla carta in struttura, super elegante, bellissimo. Jimmy ovviamente si fa rispettare in camicia, io in felpa. Un po' freddo oggi in realtà, non so se si vedono, ma c'è un vento fortissimo, oggi è anche un po' piovuto, quindi siamo riusciti a portare la pioggia anche a Sharm. Salmo. Esatto. È un brownie vegano. Hai visto? Wow, te l'ho detto. È a forma di cornetto, ma in realtà è un brownie. Guarda là. To share. Dopo cena, spesso veniamo in questa viuzza in mezzo al resort. Sembra di uscire, ma in realtà siamo sempre qua. Che è questa via di localini con, ad esempio, che vendono vestiti, quadri, spezie, laggiù altre cose. Sembra proprio di stare al centro di una città. Noi ora, ultima sera, la passiamo qua dentro. E ragazzi, cioè, vi devo far vedere perché mi spezza troppo. Cioè, ragazzi, vende le spezie per andare a cagare. Antiscorreggio. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Aveva attirato la mia attenzione per dolori mestruali. Jimmy, passione rose del deserto, vuole prendere, praticamente sono queste cose secche che si buttano nell'acqua e loro nel vaso si aprono. Che posto meraviglioso. Buongiorno, ultimo giorno, abbiamo il volo a Luna, partiamo da qua alle 10 e quindi abbiamo pensato di venire qui alle 7 a fare l'ultimo tuffo tra la barriera corallina. Troppo bello, troppo 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 bello, che meraviglia. Questa chiusura avrà una flemma un po' diversa da tutte le altre, cioè prima mattina abbiamo fatto il bagno, però siamo ancora un po' rilassati, mezzi nel letto forse con la testa. Dai ora si sveglia e... anche con lo spirito. A quanti l'avrei attaccato sto sbadiglio? Scusate se vi ho attaccato lo sbadiglio. Questa mattina l'ultimo bagno ci ha regalato una grandissima gioia, che è la razza. La razza, lascia passare di fronte la Silvia lì con la telecamera. Ciao! Bellissima, è bellissima. Razza, molto wow. Molto bella. Quindi veramente la ciliegina sulla torta. Direi che questa è un'ottima conclusione per questo vlog. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e di avervi trasmesso tutto, esatto, tutte le emozioni che abbiamo provato questa settimana, che è stata meravigliosa. E basta, direi che possiamo concludere con questo video. Fateci sapere qual è il pesciolino che vi è piaciuto di più. Pesciolino. E se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Bonarini! Ciao! Abbiamo scoperto il nome del ragazzo che ci fa la stanza, si chiama Shaban, e quindi abbiamo fatto questa composizione
per salutarlo e per ringraziarlo con bigliettino, l'S, il suo nome e i cigni ovviamente che aveva fatto lui.